Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare che si è creata negli ultimi tempi. Diciamo che nonostante ci siano sicuramente tante gare da fare e nonostante ci siano sicuramente tante cose a cui pensare, si pensa anche al prossimo mercato, si pensa ovviamente a gennaio, si pensa a quel mercato che ti potrebbe consentire, tramite degli acquisti ovviamente intelligenti, di andare insomma a rappresentare per te una mano, un aiuto da questo punto di vista. Quindi è normale che sotto ogni aspetto la Juventus debba, diciamo, guardarsi un pochino attorno e che debba essenzialmente essere un pochino intelligente nell'andare a scegliere i profili, perché ci sono ad esempio delle posizioni all'interno della nostra rosa che sono scoperte, e un esempio è quella del difensore centrale Mancino, cioè noi non abbiamo nella nostra squadra un difensore centrale Mancino, abbiamo quattro difensori centrali e li abbiamo tutti destri, perché abbiamo Bremer che è destro, Bonucci che è destro, Gatti che è destro, Rugani che è destro. Quindi normale che se tu vuoi giocare con questa linea a 4, ti serve sul centro-sinistra un giocatore di piede adeguato. Che poi è normale che è troppo semplice andare ad adattare i giocatori, poi rischi di creare dei danni, dei problemi. Quindi la società a gennaio deve intervenire e ha identificato in un giocatore della nostra, diciamo, lega, il nostro campionato, un elemento importante per gennaio. Un elemento importante per la squadra, un elemento importante per il mercato, un elemento fondamentale. E un soggetto su cui andare ad investire, un soggetto su cui spendere una somma, insomma, sicuramente importante, un elemento di talento e un elemento, secondo me, di buona caratura, un elemento duttile, perché fa anche più ruoli, e un elemento per il futuro. Sto parlando di Igor della Fiorentina. Cerchiamo di comprendere un pochino la situazione qual è. Prima, ovviamente, di iniziare, come al solito, volevo invitarvi ad iscrivervi sempre al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Se vi va, ovviamente, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per, ovviamente, rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando a questa cosa. E poi, ovviamente, trovate nella descrizione OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis. Gratis ragazzi, e poi trovate anche che cosa? Il mio Instagram, quindi se vi va venitemi ovviamente venitemi a seguire su Instagram. Allora, venitemi a seguire su Instagram, seguitemi su Instagram. Allora, quando guardo giocare Igor sembra di vedere giocare uno al campetto di periferia, grosso, imponente, non gliene frega assolutamente nulla del lato tattico, è talmente forte fisicamente che non va mai, sai, a compensare questa cosa, nel senso lui ha capito che può difendere usando questo enorme corpo di cui è disposto e quindi non si sforza dal punto di vista tattico nell'andare diciamo, a migliorare, non a migliorare, ma proprio ad avere un modo di difendere diverso. Ci sono tanti difensori che sono grossi fisicamente, che spesso dimenticano che nel calcio non si difende solo con il corpo. Si difende anche con la tattica. Lui è uno di questi, cioè è un buon giocatore, è un buon talento, però non ha la percezione tattica di quello che vede in campo e quindi è un problema, perché il giocatore non è assolutamente un giocatore da sottovalutare, però il giocatore è un giocatore che sa difendere solo in un modo, cioè fisicamente. Lui tatticamente ha dei problemi nell'avanzare, nell'andare a fare delle diagonali difensive sulla posizione, nell'andare a marcare a zona, nel cercare comunque di trovare un appiglio a livello tattico, a livello di posizionamento. Cioè, lui va in difficoltà tatticamente, il che non è neanche gravissimo perché a 24 anni un difensore centrale è ancora nel periodo verde della sua vita, quindi mi aspetto che con l'età lui vada a migliorare, però se poi tu vieni scelto da una squadra top, vieni scelto da un contesto top e c'è l'opportunità di farti giocare titolare, io non so fino a quando tu possa resistere solo con il corpo, nel senso, se Igor arriva qui a gennaio, arriva per una cifra che non è esagerata, non te faranno pagare Igor 100 milioni, però comunque a prescindere da tutto, arriva qui per fare il titolare.
cioè il piano è quello, prendere Bremer, spostarlo stabilmente a destra e mettere Igor a sinistra. Il discorso è, per come lo vedi, tu dici è un buon talento, e secondo me è un buon talento, perché lui è bravissimo fisicamente, è bravo dal punto di vista dei duelli individuali, è bravo dal punto di vista, non dei duelli individuali, no, è proprio bravo dal punto di vista fisico, è bravo tatticamente solo quando deve usare il corpo, perché sulla posizione non ci sa andare, è bravo nell'andare a contribuire alla manovra, non imposta, però è bravo nel contribuire alla manovra, è bravo nella corsa, perché è bravo atleticamente, è bravo nella duttilità, perché lui fa anche il terzino, è bravo nell'andare a vincere, ad esempio, gli uno contro uno, nei tackle, nei contrasti, nel modo anche di orientare il corpo quando sta difendendo, è bravo nell'andare ad aggredire l'avversario, è bravo nel giocare in più formazioni, quindi ha delle qualità, però se io ti devo dire oggi che vedo Igor titolare alla Juve, io non te lo posso dire, perché secondo me deve far vedere qualcosa, deve provare ad individuare quali sono i suoi punti deboli e lavorare su quelli, perché lo vedo un buon talento, ma non lo vedo ancora all'altezza di poter fare il titolare qui. Tant'è vero che se io dovessi prendere Igor a gennaio, io prenderei Igor cercando in tutti i modi di mandare via Rugani, perché non voglio che vada via Gatti. Bonucci attualmente non va via perché ha un contratto importante e in più è un giocatore che secondo me dà leadership alla squadra, quindi credo che rimanga. L'unico giocatore che attualmente mi rimane un po' fuori è Rugani, quindi mandiamo via Rugani e prendiamo Igor. Allora, lì ti dico è un upgrade, perché prendi un giocatore più giovane, di talento sicuramente, però quando tu prendi Igor, e non voglio dire nulla e non sto dicendo nulla, però quando tu prendi Igor e lo porti in bianconero, stai ben tranquillo che Igor farà una marea di errori. Qualora tu dovessi portarlo in bianconero, farà una marea di errori, perché dal punto di vista tattico non è competente. Non perché è scarso, attenzione, sono due cose diverse, io credo di farmi capire abbastanza bene. Non ti sto dicendo Igor è scarso, ti sto dicendo Igor è bravo, però tatticamente perde tanto. A livello tattico non è molto bravo. A livello tattico non è leggero, a livello tattico non è sciolto. Non è da grande squadra a livello tattico. Quindi, se tu vuoi prendere un difensore centrale che sia fisico, forte, di prospettiva, Igor va bene. Però io non lo so se lui possa essere già pronto per fare il titolare qui, perché lo vedo e vedo una marea di errori che lui fa. Ragazzi, il problema di non avere un difensore centrale mancino è che tu tendi poi a prendere il primo che passa. Non è il caso suo, perché lui è un buon talento. Però il discorso è, se tu metti Igor e Bremer in difesa, e quindi hai due giocatori come loro in difesa, tu vai a rinunciare alla seconda linea di impostazione. Che cos'è la seconda linea di impostazione? Si parte dal presupposto che all'interno di una squadra il giocatore davanti alla difesa sia delegato ad impostare. In questo caso la tua prima linea è Paredes. Quindi giochi con Paredes che imposta. Se giochi contro una squadra che pressa Paredes, l'unico modo è impostare da dietro. Perciò Bonucci è sempre titolare, gioca parecchio. Perché non si vuole rinunciare alla seconda linea. Con Igor e con Bremer tu non hai nessuno dietro che imposti. Quindi vai a mettere tutte le responsabilità di impostazione su Paredes. Quindi, chiara questa cosa, è un modo di vedere il calcio che dipende da come tu lo vuoi vedere. Non c'è una risposta giusta.
capite ragazzi, non c'è un modo giusto di vedere le cose, perché c'è chi ti dice, guarda, io preferisco giocare con il mediano e con due giocatori fisici dietro e non me ne frega niente della linea di impostazione, me ne frega niente, eccetera, eccetera, evidentemente hanno tanta qualità in mezzo al campo, e poi ci sono delle squadre che dicono, guarda, io senza linea di impostazione non gioco, quindi voglio il mediano e dietro voglio un difensore centrale con di piedi buoni. Io tenderei a creare una difesa che sia, diciamo, dotata da tutti i punti di vista. Cioè, Igor è un giocatore, ripeto, buono, ma se arriva qui deve cominciare da riserva. Non puoi prendermi Igor dal nulla e mettermelo titolare alla Juve, perché è palese che lui al momento ancora abbia qualche problema. Non sono tanti problemi, è solo per andare a sistemare. Se tu vuoi comporre una difesa di talento e di qualità, a fianco a Bremer ci va uno che imposta. Non ci va un altro marcatore puro. Ci va uno bravo in marcatura, ma che sappia anche impostare. Perché poi, quando tu a centrocampo ti renderai conto che la qualità è bassa ancora, perché non hai la qualità che dovresti avere e non riuscirai ad impostare con Paredes, tu avrai bisogno di uno che da dietro ti lancia gli attaccati, perché altrimenti la palla rimane ferma nella metà campo. Tu non ce le hai le mezzali di qualità che ti possono aiutare ad impostare e a rappresentare per te una linea di impostazione maggiore, perché dici, tanto c'ho le mezzali, non me ne frega niente. Tu hai poche mezzali di estrema qualità. Quindi devi, da questo punto di vista, andare a comprendere che ti serve uno dietro che imposti. Ciò non vuol dire, ribadisco, che Igor sia scarso o che Igor non valga niente o che Igor non sia adatto. Ribadisco che Igor è un buon giocatore, però attualmente, tatticamente, a me fa paura perché è un giocatore che non riesce ad essere ordinato. È una cosa che non va in un grande club. Ragazzi, giocare in un piccolo club, giocare in un grande club, sono due cose diverse. E non è... Allora, il talento c'è. Bene? Quando c'è il talento, c'è tutto all'interno di una squadra. Quando tu hai talento, proprio talentissimo, tu hai talento lì e hai talento qui. Non c'è bisogno di dire, però la... Però un conto è avere il talento e un conto è essere a top club. Non basta il talento per essere a top club. Allora, facciamo un discorso molto semplice. Voi pensate che il talento da solo basti per essere un titolare alla Juventus? Cioè basta che quello è bravo con i piedi, è bravo nel suo lavoro e fa il titolare alla Juve? No. Perché? Perché serve la personalità. La personalità è quello che ti va a salvare quando il tuo talento non è abbastanza. Allora, Igor ha talento in marcatura, tatticamente no. È un giocatore che mi piace, lo prenderei alla Juventus dalla Fiorentina, però non è uno di quelli di cui mi fido oggi. Poi può essere che arriviamo a gennaio e poi può essere che ti dico, guarda raga, su Igor è migliorato talmente tanto che adesso mi fido di Igor. Però attualmente parlando, io non mi fido di Igor, non perché io ti sto dicendo che Igor non sia bravo, ma perché io ritengo che Igor sia un buon talento, che però in alcune situazioni può andare a sbagliare. Ragazzi, si gioca a calcio con la testa, i piedi è lo strumento. Ma la testa, se non funziona tatticamente un difensore centrale a 24 anni è giovane. E inutile quante volte abbiamo detto, un difensore centrale a 24 anni è nel pieno della carriera. Quindi io capisco che a 24 anni un difensore centrale non sia formato. Ok? Però, ripeto, se io devo spendere una cifra importante, io non mi posso andare a prendere un giocatore che non è completo, almeno nelle basi. Tatticamente, sto ragazzo deve crescere tanto per arrivare qua. Ma tanto deve crescere, perché se tu ti dimentichi e vai qua, no, e là, no, fisicamente il giocatore non si discute, perché fisicamente ti metti contro Igor e vai per terra, perché è grosso.
Ma non si difende solo fisicamente. Sarebbe troppo semplice. Allora, tutti i difensori centrali facciamo 1,90 m per 90 kg. Prendiamo tutti i difensori centrali 1,90 m per 90 kg. Non può essere solo questo. Non è solo questione di fisicità, è questione di comportamenti in campo. E quando io vedo giocare, a differenza di Bremer, dove io che cosa abbiamo parlato tante volte di Bremer, ho detto Bremer viene dal Torino, è stato pagato 50 milioni di euro, però Bremer alla Juve farà bene, perché Bremer è un giocatore intelligente, perché tatticamente è già competente, e infatti è competente, poi sbaglia, perché non vuol dire che Bremer non sbagli e Igor sbagli, cioè anche Bremer fa gli errori, però gli errori di Bremer sono errori che tu dici, vabbè, può migliorare perché lì devi stare attento. Gli errori di Igor sono degli errori che tu ti metti le mani ai capelli e dici che cosa? Perché hai sbagliato quel posizionamento? È una questione di perché? Perché questo ragazzo nasce da una scuola calcistica che insegna a difendere solo fisicamente. Poi col tempo, col migliori, però ripeto, per migliorare c'è bisogno di tempo. O ti prendi Igor e te lo cresci pian piano, fermo restando che potrebbe avere qualche problemino, oppure ti prendi Igor, te lo metti titolare, ma stai ben tranquillo che tatticamente sei scoperto. Voi non dovete pensare, quando uno vi parla tatticamente, dovete pensare all'astrofisica, voi dovete guardare il posizionamento senza palla. Come si comporta il giocatore? Allora, per giudicare un giocatore col pallone tra i piedi è troppo semplice. Che ti dico, guarda la partita e valutami il giocatore che c'ha il pallone in possesso palla. Allora tu mi puoi dire, è bravo, non è bravo, è bravo fisicamente. Però tu me lo puoi dire, perché l'attenzione sta sul giocatore. Quello che è difficile per una persona che analizza il calcio è guardare i giocatori senza palla. Perché tu non devi guardare più il pallone dove sta, non guardi più l'azione, guardi lui. Guardi lui, guardi i movimenti che fa, guardi dove va, guardi come si comporta, guarda dove sta, guardi. E quando guardi Igor, guardi un giocatore che ancora non ha capito come andare a difendere in una linea, perché difende da solo, non ha capito i movimenti collettivi. Questo vuol dire che non va bene. Prendilo, prendilo Igor a gennaio, però prendilo ad una cifra onesta e soprattutto prendilo tenendo conto che se lo metti a fare il titolare devi insegnargli da tatticamente un sacco di cose, che per adesso nulla. Non c'è nulla di tatticamente ordinato nel suo modo di giocare. Questo va detto, ragazzi, perché poi voi non dovete guardare i video e dovete pensare che uno, che una persona che mi sta dicendo che io vi prendo in giro. Io vi devo dire la verità sempre, perché tanto non me ne viene in tasca. Non è che c'è un qualcosa che io debba sostenere, un'opinione a tutti i costi. Igor è un buon giocatore, tatticamente no. Fatemi sapere.